Questa pandemia ha cambiato radicalmente, soprattutto a una velocità senza precedenti, le nostre vite, privata, professionale, dai meeting virtuali alla drastica riduzione dei contatti umani. Abbiamo dovuto reinventarci, l'abbiamo dovuto fare mantenendo un difficile equilibrio mentale. Molti di noi si sono resi conto di essere molto più vulnerabili di quanto credessero. Dunque, ovviamente da un punto di vista aziendale la situazione ha influenzato diversi aspetti del people management, io però mi focalizzo su uno, il benessere fisico e mentale dei dipendenti di un'azienda. In questo contesto moltissime aziende si sono rese conto subito di quanto il benessere fisico e mentale fosse ancora più cruciale. In realtà mai come in questo momento storico il benessere fisico e mentale dei dipendenti, del proprio team, è diventato un pilastro fondamentale del people management di un'azienda. Io porto il nostro esempio, noi in Gympass, al nostro interno, con i nostri partner, i nostri clienti, abbiamo lavorato per creare iniziative e soluzioni di well-being dedicate interamente al well-being mentale e fisico dei dipendenti e delle loro famiglie e che consentano con delle soluzioni molto digitali, di dedicarsi a se stessi in ambiti che variano dalla attività fisica alla meditazione, dalla nutrizione, per esempio l'ausilio del sonno. Ora più che mai, in questo momento, il well-being è un tema centrale del people management e come tanti temi che la pandemia ha portato brutalmente al centro, io sono convinto che rimarrà come una delle eredità positive che questa terribile situazione ci lascerà.